Francesco Silvestri, tra poco si vota a Vervicaro, lei ci sarà, scenderà di nuovo in campo. Dovevamo durare come amministrazione prima 15 giorni, poi un mese, siamo arrivati a 5 anni. Abbiamo fatto tanto, e lo dimostreremo, ma l'abbiamo dimostrato in tante situazioni, anche territoriali. E io penso che una squadra, anche con dei ricambi sicuramente, perché poi c'è necessità anche di persone che hanno l'entusiasmo, la voglia, il tempo disponibile per fare sempre di più e meglio per una comunità. E io penso adesso ad amministrare ancora e poi vi farò sapere. Però adesso l'importante è arrivare al traguardo. Quel traguardo che è la 12ª ripresa, diceva Rock, poi uno può vincere, può perdere. Però che ha posto con la coscienza e ha dato il possibile a livello amministrativo e a livello umano. Di sicuro in questi 5 anni lei ha fatto, quindi cosa lascia? È una storia lunga, cioè, mi devi dare 2 ore per raccontare tutto quello che è successo dal Non ce l'abbiamo, 2014 però le cose più ad importanti. oggi. Ho cercato di fare il possibile come amministrazione, come squadra, e delle volte anche l'impossibile per essere presente. E questa è una grande cosa, per essere diciamo, entusiasti rispetto a un percorso che i cittadini ci hanno dato. E poi se devo fare la sintesi, dai, diciamo, dai disoccupati, 3 anni di battaglie, di lotte, di occupazione, regione e così via, che sembrava una cosa non possibile. Oggi abbiamo anche un impianto della Durac, l'impianto del Cedra, 80 persone che hanno fatto tirocinio. Noi abbiamo finito tutto, San Giovanni in Fiore che è partito con noi ancora deve iniziare. E quindi questa è una piccola cosa rispetto a tante altre cose. Finanziamento sul centro storico, 2,5 milioni, la regione già nominato tecnico, poi ci saranno le procedure, è normale, però l'abbiamo preso nel 2015 con un progetto per la riqualificazione del centro storico e per la messa in sicurezza. Abbiamo trovato lì tanti recuperi che abbiamo fatto, 2,5 milioni, 1,2 milioni, con l'ufficio tecnico, con il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, ma tutta la squadra che hanno cercato di riprendere anche quelle che si stava perdendo. Diciamo, abbiamo fatto l'assegnazione finalmente dopo tanti anni delle case ATERP a 21 famiglie e quindi questa è un'altra cosa importante. Certo, ci sono da fare delle rifiniture, però erano completamente in abbandono integrale e quante battaglie per far riunire la commissione, per far fare una commissione che non esisteva e poi riconoscere a dare queste abitazioni a famiglie che avevano delle grandi necessità. Siamo stati per l'ospedale di Praio, sono stati in prima linea, lo sai benissimo, insieme agli altri sindaci. Per il Parco del Pollino abbiamo ripreso un discorso, la battaglia per la questione dei cinghiali nel nostro territorio. Abbiamo ottenuto piccole cose dalla Regione Calabria, però c'è stato grande impegno. Il depuratore 280 mila euro, finalmente dopo 20 anni che riusciamo a sistemare ancora, anche se ha funzionato bene. Negli anni passati ci sono stati grossi problemi quando noi non eravamo amministrazione. Hanno cercato anche lì di crearci dei problemi, però siamo stati molto attenti. Quando poi trovi il degrado non è facile risolvere tutti i problemi, però ce l'abbiamo messa tutta. Io parlo di antifinanziamenti, la scuola, noi abbiamo delle scuole che abbiamo avuto dei finanziamenti sia dal governo precedente a questo, sia agli altri governi, abbiamo delle scuole che in qualche modo sono un fiore all'occhiello. C'è stato il prefetto qui da noi, allora Tomao, c'è stato il ministro, la Lanzetta e così via, e si sono complimentate anche per gli istituti. Abbiamo preso adesso 400 euro proprio sul plesso del Molinette, di via, no, no, di via Molinelle, ma di Pietro Mancini, e quindi andrà in appalto nelle prossime settimane. Abbiamo ristrutturato Piazza Raimondo, abbiamo ripreso i lavori dopo 8 mesi per un problema paesaggistico e così via, per un'autorizzazione che il tecnico, il direttore del lavoro non aveva preso in considerazione e così via. Tante, tante cose, insomma, pannelli solari dappertutto, negli istituti scolastici, sulle
sul polo ambulatorio, sulla casa comunale, abbiamo risistemato la vecchia fondana con i fondi, il vecchio mulino, il vecchio municipio con i fondi nostri, con 30.000 euro che abbiamo dovuto spendere lì, altrimenti l'avremmo potuto spendere per altre situazioni e altre problematiche, però avevamo trovato che quel vecchio mulino, il vecchio municipio storico era completamente integrato, avevamo deciso di puntare su quello che poteva essere il patrimonio. Tante tante altre cose, un campo sportivo dove ci andavano a ballare gli animali, a danzare e così via, con l'erbace che arrivava alle stelle, oggi c'è una terza categoria, bravi loro, bravo la società, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro con l'illuminazione pubblica, che possono anche allenarsi durante il periodo serale e così via, campo da tennis riprese che hanno abbandonato con rovi e così via, tante tante cose, ci sarebbe da fare e lo faremo, ecco, e dire quelli che siamo riusciti a portare. Io non voglio dire che sono 15 milioni di euro, 18 milioni di euro, saranno di più, qualcosa di meno, però è una cifra che per un piccolo comune è interessante. Ovviamente sono tanti. Sono tanti. Ecco. Quindi vuol dire che c'è stato un lavoro della squadra, caro collega, il quindi, giornalista. Certo, ecco, per concludere, noi ormai ci siamo nella campagna elettorale, sì, auspichiamo sì, logicamente che i toni siano politici e non denigratori. Ma hai visto, cioè, io potrei dire tante cose, hanno scritto post anonime, profili anonime, ne hanno detto tutti i colori, io non sono quasi mai intervenuto, al di là delle prime volte dove ho cercato di chiarire, che poi sono anche figure che volano basso, cioè la gente non li fa, anzi sono quelle cose che ritornano come boomerang, ma non è questa, la politica è un qualcosa legato a un progetto, legato a quello che è un momento difficile, ecco, un momento difficile che noi siamo stati capaci, con tutti i problemi che c'è legato ai rifiuti, noi siamo stati capaci di fare un discorso in economia con LSU e LPU, e io sono stato lì a fare le battaglie sull'autostrada, uno dei pochi sindaci che sono stato sull'autostrada nel 2014, che ho rischiato di prendere anche la multa di 10.000 euro, io mi sono dimenticato gli stipendi ultimamente, l'indennità per mettere e fare e dare una possibilità in più, a Verbicaro c'è il 50% che da 25 anni da quando ci sono i ruoli comunali e così via, io penso che a livello di entrate è un problema, il 50% sono tanti, quindi potremmo fare tanti discorsi, potremmo dare un qualcosa in più al paese se tutti collaborassero, non è stato così, ma non adesso, sto parlando di 25 anni fa, arrivare ad oggi, e oggi che è un momento difficile, tu lo sai bene con gli equilibri di bilancio, i soldi che entrano, non puoi portare diciamo a preventivo che entrano dai rifiuti, dalla riscossione e così via 100.000 euro, una volta si faceva così e ci siamo trovati in questo casino con i debiti, e oggi non è più così, se entrano di 10 centesimo puoi spendere 10 centesimo, quindi è tutto programmato e con i tagli dello Stato dal 2014 in poi dai governi e così via, i comuni sono completamente ridotti male, se non hanno altre entrate o altro tipo di cose, immagino un po' questi piccoli comuni mondani con tutte le problematiche che di stesso idrogeologico, frane, quelle che c'è tutti i giorni, insomma. Io quando ho visto questo mi sono anche dimezzato l'indennità al 50%, adesso l'ho fatto anche fino a fine mandato, per dare un simbolo, un contributo in più. Io non mi sono preso mai diciamo rimborse per quando vado in regione, quando vado al ministero, ho fatto tutto a mie spese, uso il mio cellulare con le mie cose, non uso neanche il telefono d'ufficio, quindi anche in questi risparmi ho tolto i cellulari che avevo trovato perché c'era una spesa di 3.000 euro all'anno, cioè in un momento così difficile, qualsiasi cosa, anche piccola, è importante. Poi ci sono i furbetti sono delle volte quelli che puntano il dito e poi sono quelli che non potrebbero parlare perché hanno sicuramente, si dovrebbero vedere allo specchio. Però la campagna elettorale, sono d'accordo con te, deve essere una campagna elettorale, noi diremo le cose che abbiamo fatto, le difficoltà che abbiamo trovato, ce l'abbiamo messa tutti, i finanziamenti che abbiamo preso, abbassare le tariffe oggi anche di 20 euro, 30 euro, le agevolazioni del 60% sull'acqua per i non residenti, prima dovevano pagare un sacco di, diciamo anche quando non ci stavano per un anno, per un mese pagavano come uno che era residente qui a Verbicaro.
tante cose, ecco, per questo ti dico, servizio civile, sono stati qui a lavorare fino all'altro giorno 8 ragazzi universitari, studenti e così via per un anno, dando anche servizi dopo scuola e così via ai ragazzi che avevano necessità, abbiamo organizzato eventi sulla legalità e così via, adesso c'è stato finanziato un altro progetto per la biblioteca, altri 4 ragazzi giovani di Verbicare che lavorano, gemellaggi per dare un'immagine, uno scambio, aprire gli orizzonti. Abbiamo preso finanziamenti anche dalla comunità europea sia per un gemellaggio con Obstavelt, che i soldi arriveranno tra marzo e aprile, e sia per l'Erasmus Plus, che sono 300.000 euro per 3 anni per degli scambi con paesi europei.